Sì. Che da qui inizia il recupero delle fontane. Questa è la prima fontana che è stata rimessa in pristino, anche perché aveva dei problemi abbastanza seri sulla pavimentazione che perimetra la fontana, e devo dire è stata messa in funzione ringraziando l'ufficio tecnico che ha predisposto il progetto, l'impresa che ha eseguito il lavoro in breve tempo e direi anche con una spesa tutto sommato contenuta. Lo vuol dire quant'è la spesa, ingegnere? Io non lo so. La spesa tutto compreso però il ripristino della sì. problematica, c'è stato dei circa 23.000 euro, tutto IVA compresa, insomma, diciamo. Che cosa c'era successo? Complessivo. Perché c'era un abbassamento. Qui c'era uno sgrottamento dello strato a circa 2 metri di profondità, uno sgrottamento dovuto probabilmente a un'infiltrazione derivante da qualcosa qui sopra, e abbiamo dovuto scavare, recuperare la quota e ripristinare. Contestualmente abbiamo messo in opera la vasca, perché c'è poi il discorso posto che, ripeto, in questo, quindi il tema del ricircolo. C'è anche il tema discorso virtuoso, del ricircolo, insomma, che no? Perché al comunque momento non è ancora funzionante il ricircolo, in quanto stiamo completando l'installazione delle pompe che sono l'allaccio E. Però insomma le pompe dove andranno, tenga conto che quindi c'è soltanto l'allaccio, tutto, no, l'allaccio sono sostanzialmente dove c'era l'allaccio, dove c'era l'avvallamento, il cedimento, abbiamo inserito questo anche grazie all'impresa che insomma in corso lavori ha avuto questa intuizione. Abbiamo messo questo vascone, abbiamo predisposto, cioè, una cosa estremamente significativa, e devo dire con costi non eccessivi, è un meccanismo virtuoso che, come si diceva qualche giorno fa, in realtà trova già riscontro nel risparmio dei volumi d'acqua, che andiamo ad effettuare. È una cosa molto importante questa, insomma, in realtà è un intervento che si ripaga in brevissimo tempo. Insomma. Quindi quest'acqua che adesso se ne va, prima possibile verrà ricircolata, e quindi eviteremo questo dispendio, questo spreco, insomma, di acqua che poi ha un costo importante al comune, che è circa... è un tema che per i giuristi è noioso quasi, che l'abbiamo detto per tanto, è grosso modo, insomma, prendiamo come base la fontana di Piazza Fontana Grande, che è circa di 27.000 euro l'anno, questo non ci abbiamo dei dati precisissimi, ma si aggira intorno a 10.000 euro l'anno, quindi risparmi notevoli. Che in qualche maniera già il sindaco in campagna elettorale ha detto che questi risparmi li avremmo in qualche maniera reinvestiti in termini di occupazione e di manutenzione delle fontane. Come dice il sindaco, è partito da qua, la seconda fontana è Piazza della Morte, che già è in funzione, cioè già in funzione perfettamente, momento, quindi una sorpresa che grazie, insomma, alla mia collega dei lavori pubblici, all'ufficio tecnico, al dirigente, a chi, non so, le maestranze che hanno eseguito, è la seconda fontana, quindi al risparmio si somma risparmio. Proseguiremo così nelle opere più complesse che saranno ovviamente la monumentale Piazza Fontana Grande, che insomma c'è da lavorare un po' di più, a piano piano metteremo in sinergia tutti questi risparmi, e non solo risparmi, ma il rispetto dell'ambiente, la bellezza, le fontane che adesso insomma rizzampilano, e l'effetto penso del ricircolo sarà esattamente lo stesso, quindi dovremo fare una cosa. Io chiederei anche a me, anche tramite voi, insomma, che pure i cittadini rispettino queste opere d'arte. Ieri e oggi rileggiamo sui giornali che un'altra macchina era parcheggiata lì. Ora, noi non volevamo in qualche maniera mettere degli arredi per dissuadere le piazze, perché sarebbero belle così, francamente. Però probabilmente, non lo so, ci ragioneremo come l'amministrazione con gli uffici e vedremo di abbellirle, tra virgolette, magari con qualche inibitore, perché se poi continuiamo a parcheggiare su, cioè, metteremo qualche cinepresa forse, che sono invasive, no, quello potrebbe essere un'idea, secondo me, no, diremo che l'area è videosorvegliata, però questo aggiungo, cioè, serve anche, secondo me, a mantenere monumenti in uno stato anche di manutenzione decente per dissuadere chi di dovere.
Allora, il Comune di Viterbo si attrezzerà per creare un servizio specifico per il controllo delle fontane, quindi parlo della parte idrica, quindi il deflusso delle acque, il ricircolo domani quando ci saranno le pompe per fare il ricircolo, quindi servirà una persona o qualcuno che sia in grado di, un fontaniere, chiamiamo fontaniere o chi paratore o fontaniere, in grado di mantenere in essere tutte queste specificità che abbiamo rimesso in pristino, quindi la circolazione, la pulizia, insomma che ci sia un controllo delle fontane, perché se noi mettiamo a posto la fontana e poi la abbandoniamo, probabilmente domani sarà la melma, dopodomani saranno muschi, eccetera. Quindi secondo me deve essere un punto di visibilità dove ci misuriamo anche come amministrazione. Credo che questo sia un impegno condiviso, l'abbiamo portato avanti da subito perché grazie a soldi che erano stati messi in bilancio magari anche dalla precedente amministrazione, però noi l'abbiamo fatta, mi sembra, gli ultimi due mesi, sbaglio? Sì, sì. Due mesi, quindi un piccolo merito ce lo prendiamo pure noi, via. Va bene? Oltre che l'impresa che ha fatto lavoro fatto bene. Va bene. Andate a Piazza della Morte. Così no, adesso andiamo a prendere il caffè e li invitiamo, così almeno il sindaco, dato che dice che ha detto una cretinata, non sono convinto. Buona figlia. Non sono. Quello qua con lo sferometro.